Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo sia con ciascuno di voi. Buonasera, benvenuti a questa Eucaristia dove anche noi vorremmo essere toccati, guariti da Gesù, liberati dalle nostre a volte abitudini non positive. E allora, se abbiamo commesso qualche mancanza, prima di iniziare l'Eucaristia, chiediamo umilmente perdono al Signore. Signore, via che riconduci al Padre, abbi pietà di noi. Cristo, verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi. Signore, vita che rinnova il mondo, abbi pietà di noi. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da uno solo. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. Parola di Dio. Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, nella città di Cafarnao, Gesù, entrato proprio di sabato nella sinagoga, si mise a insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora, un uomo che era nella sinagoga, Gesù
Gesù insegna come uno che ha autorità. Va proprio di sabato nella sinagoga e siccome così facevano, gli danno la parola e si mette a insegnare. Naturalmente è un insegnamento che non avevano udito abitualmente gli abitanti di Cafarnao. È un insegnamento che li colpisce e che li stupisce. Guardate che non è così facile sempre. Oggigiorno molte persone sono inquiete dentro, sperimentano ansie, a qualche persona arriva anche qualche angoscia, qualcosa di più forte. Tantissime persone fanno anche uso di medicinali che possano alleviare queste cose, calmare queste cose, perché il modo con il quale stiamo vivendo oggi non è proprio il nostro modo di vivere. E, per esempio, molti vanno dagli psicologi, dai terapisti, dagli psichiatri, Non è facile capire il dramma di quella persona che chiede aiuto e poter insegnargli qualcosa con autorità. Perché l'autorità non è solo aver letto e sapere che. L'autorità è qualche cosa che aiuta a interpretare. Quindi l'autorità è diciamo così, un insieme di cose che dà alla persona certo la possibilità di insegnare, ma anche la possibilità di capire e giudicare cose giuste che voi sentiate, perché un buon insegnante insegna un pezzettino di quello che sa, non può voler insegnare anche quello che non sa, perché se no perde autorità. Allora, a me questa immagine colpisce profondamente perché molto spesso noi, anch'io, abbiamo un po' di paura a insegnare. Ma no, cosa mi metto io a dire? E poi non so più andare avanti. Invece dovremmo non aver paura di insegnare ciò che non solo sappiamo, ma che abbiamo capito, che abbiamo sperimentato, che possiamo giudicare. E allora l'insegnamento scorre veloce dal maestro a chi ascolta e la gente rimane stupita. E non insegnava come gli scribi, non insegnava come i preti di quel tempo. Insegnava in maniera sua, originale, creativa. Perché? Perché aveva autorità. Questo noi potremmo tenerlo in mente, non è vero, perché è quello che ci dà il senso anche della divinità. Naturalmente noi non siamo Gesù, ma dobbiamo non insegnare? Assolutamente no. Il non insegnare dove porta? All'indifferenza. All'indifferenza.
indifferenza. E forse uno dei mali più grandi di questo mondo nostro, occidentale, civilizzato ma ormai mercantilizzato, che corre dietro oggetti, possessi, esperienze di esperienze di dominio, di respingimento, di esclusione. Vedete, io non so esattamente dirvi adesso quanti sono i milioni di migranti che camminano lungo i Balcani, sono arrivati in Croazia, non è vero, ai confini della Croazia, vogliono andare dove? In Europa. E cosa fanno? Non li lasciano passare. Vedete, io sono qui in un ambiente più o meno riscaldato, ho le mani gelate. Immaginatevi camminare senza cibo, senza vesti, con neve, con gelo. Non è una vergogna per il nostro mondo? Chi ce l'ha? La Caritas. Cioè i cristiani. Cioè coloro che non sono affetti dall'indifferenza. Ma noi che ce ne stiamo seduti sul nostro divano, la televisione, il riscaldamento acceso, una bibita o un bicchiere di vino, non lo so, chi ce ne importa della vita di queste persone? Ecco cosa potrebbe insegnare Gesù oggi. Infatti, un uomo posseduto da uno spirito immondo, come sente questo insegnamento, reagisce subito e dice: che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Interessante che Gesù, che insegna con autorità, non si scosta, non dice: ah, qui non mi vogliono, me ne vado. No, reagisce, gli dici: taci, esci da quell'uomo. Capite cosa vuol dire l'autorità? L'autorità non è solo il potere, perché tanti che hanno potere, per carità, Dio ci salvi, eh? Io, sapete, qualche anno fa, quando è stato eletto Trump, ho scritto sul bollettino: io non l'avrei votato. E un prete mio collega mi ha preso in giro, dice: ma tu prendi delle posizioni così? Ma certo, ma certo. Non avete sentito la campagna? Non avete udito le offese? Non avete visto come trattava le donne? Non avete capito cosa aveva in fondo al cuore? Io non l'avrei votato. Adesso rido perché io lo so, ma l'ultimo atto che ha fatto è stato una grande quantità di persone ad assaltare il Parlamento della più antica democrazia del mondo, dopo quella di Atene. Allora, vedete, non possiamo stare indifferenti, non possiamo avere paura. Se abbiamo questa autorità in noi, dobbiamo insegnare, anche se non siamo Gesù Cristo, perché quello spirito immondo straziò l'uomo ma lo lasciò libero. E naturalmente tutti si chiedevano: che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità e comanda persino agli spiriti immondi
e gli obbediscono. Anche noi abbiamo bisogno di vedere un po' di cose di questo tipo, di avere, diciamo così, la grazia di poter vedere la presenza di Dio in mezzo a noi che opera, che cambia il cuore, la mente, ma anche il corpo. Un Dio presente che opera, che fa delle cose in favore. Ecco, allora in questa Eucaristia chiediamo a noi di poter, così come ci concede il mondo di oggi, di poter insegnare con più autorità che abbiamo e di poter magari agire, reagire come ha fatto Gesù per coloro che non stanno vivendo bene. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto, di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umile, pentito e accoglici, oh Signore, ti sei gradito il nostro Signore. Si compie davanti a te. Lavami, preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti sia gradita, Signore, l'offerta del tuo popolo, santifichi la nostra vita e ottenga ciò che con fiducia ti chiediamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati, agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti
prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini e le donne del mondo, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi amici e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della tua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato
e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Vittorio, con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo la necessità dei fratelli e delle sorelle. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E così come Gesù ce lo ha insegnato, anche noi preghiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, passati, presenti e futuri. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con ciascuno di voi. E noi ci scambiamo lo sguardo e ci desideriamo la pace, pace nel tuo cuore. E voi invece a casa datevi un fraterno abbraccio di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Per sempre, corpo di ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen. Una parola per la comunione spirituale questa sera potrebbe essere: Signore, vieni in me, vieni in me, voglio accoglierti, voglio riceverti, voglio ascoltare i tuoi insegnamenti e donami la grazia di poter insegnare. Preghiamo. Dio onnipotente, che ci nutri con i tuoi sacramenti, donaci di servirti degnamente e con una vita santa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Prima di congedarci però diciamo alla Madonna: Salve o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. A tutti e a ciascuno di voi una lieta serata.